Ben ritrovati con un caffè con la nostra rubrica che quotidianamente ci consente di dialogare, di scambiare quattro chiacchiere, qualche commento con alcuni tra i principali esponenti politici del nostro territorio marchigiano. Oggi ho il piacere di avere con noi il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica. Ben trovato sindaco e grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Allora sindaco, volevo innanzitutto con lei, sono tanti gli argomenti che mi piacerebbe affrontare in questa ventina di minuti che abbiamo a disposizione, innanzitutto le volevo chiedere un po' un bilancio, no, su questo suo mandato. Ormai è passato circa un anno e mezzo dalla sua elezione a sindaco di Civitanova, ecco, insomma, che tipo di bilancio si può stilare? Diciamo che è stata una prosecuzione dei 5 anni precedenti, quindi in questa prima parte di mandato stiamo un pochettino mettendo a terra tutti quei progetti che in qualche modo eravamo riusciti a farci finanziare da fondi statali o fondi del PNRR che stanno prendendo corpo, ad esempio gli asili nido. Quindi noi abbiamo ottenuto oltre 8 milioni di euro per la realizzazione di 4 asili nido che ci consentiranno di naturalmente raddoppiare i posti disponibili per i bambini, quindi passiamo da 100 posti a 200 posti e i lavori di fatto sono già iniziati in alcuni di questi asili, quindi ecco, siamo fiduciosi che da qui ai prossimi anni Civitanova potrà dare, ecco, delle risposte importanti che le famiglie si aspettano. Per quanto riguarda invece, insomma, la stagione turistica che ormai, no, è andata in archivio, anche se quest'estate sembra non finire mai, c'è ancora il tempo buono, fa ancora abbastanza caldo pur essendo fine ottobre, che tipo di bilancio possiamo fare? So che insomma a Civitanova ci sono state delle presenze significative quest'estate, no? È un motivo di vanto per voi. Sì, senz'altro Civitanova negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento importante non solo per la regione Marche, ma per un territorio, devo dire, interregionale, perché riscontriamo tutti i giorni, soprattutto nel fine settimana, presenze importanti di cittadini dell'Umbria, dell'Emilia-Romagna, della Toscana, dell'Abruzzo e devo dire che è una città oramai viva tutto l'anno, senz'altro con dei picchi nella stagione estiva, però oramai Civitanova è diventato un punto di riferimento per tanti motivi tutto l'anno, di questo siamo naturalmente orgogliosi, però ecco, lavoriamo noi tutti i giorni costantemente per rendere la città più accogliente, più sicura e più pulita, e questo, ecco, ci consente senz'altro di avere presenze, ma soprattutto anche di avere investimenti privati che negli ultimi anni sono arrivati in maniera importante. Sindaco, lei ha parlato dei fondi del PNRR, no? Dei quali insomma il Comune di Civitanova beneficerà insomma nel corso di questi anni, tanti progetti che avete in serbo per la città. Ecco, quali sono i più importanti? Lei ha parlato ad esempio anche degli asili nido, ma quali sono insomma i progetti che saranno, diciamo così, il vostro vanto una volta che sarà terminato questo quinquennio? Beh, oltre agli asili abbiamo ottenuto un altro finanziamento da 9 milioni di euro per la ristrutturazione completa di Palazzo Sforza, dove risiede, ecco, la sede comunale, ma che è utilizzata solamente in parte perché c'è tutta un'ala retrostante che sono circa 4.000 metri quadrati sviluppati su 4 piani che rimetteremo a posto con i fondi del PNRR, e in quegli spazi naturalmente verranno previsti luoghi e spazi per la cultura e per il sociale, quindi per dare risposte senz'altro su questi fronti. Ma abbiamo ottenuto finanziamenti per la realizzazione di palestre, realizzazione di scuole, abbiamo ottenuto risorse altrettanto importanti con i fondi legati al terremoto per intervenire nella città alta, quindi anche lì abbiamo ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro per la sistemazione della sede municipale, il Palazzo Ciccolini e altre come dire, immobili che naturalmente potranno essere portati nuovamente allo splendore e che saranno, ecco, occupati da associazioni che si occupano di cultura, che si occupano di sociale, ma soprattutto anche di servizi che l'amministrazione comunale metterà a disposizione dei cittadini.
Oggi sul Corriere Adriatico si parla di alcuni degli interventi che avete promosso, in particolare nel titolo si parla del piano degli asfalti, piano asfalti avanti tutta, cantiere in via Verga, ultimo step, insomma anche sulla viabilità, no? La vostra amministrazione è molto impegnata. Sì, devo dire che l'attenzione dei cittadini è cresciuta molto in questi anni, naturalmente, quindi anche c'è un'attenzione particolare su quello che è lo stato manutentivo delle nostre strade, che ecco, sono strade anche molto trafficate perché Civitanova ogni giorno, e questi sono dati che noi abbiamo a disposizione grazie alle telecamere OCR che abbiamo posizionato i varchi della città, accoglie oltre 100.000 persone, quindi abbiamo un traffico molto sostenuto, soprattutto in alcune vie della città, quindi questo richiede una manutenzione ancora più importante, quindi il piano asfalti, come l'abbiamo definito, ci porta naturalmente a intervenire ripetutamente sulle nostre strade. Devo dire che quelle di cui oggi il giornale parla sono vie, ecco, che da tempo attendevano i cittadini fossero rimesse a posto, ma il 2023 si chiude con un investimento, ecco, solamente legato agli asfalti per oltre 1,5 milioni di euro, che sono soldi importanti. Naturalmente continueremo nel 2024 con altre risorse importanti, però ecco, ci tenevo a dire che il mio mandato dal 2017 ad oggi si è caratterizzato per interventi di quasi 10 milioni di euro sulle asfaltature, con oltre, diciamo, 22 chilometri lineari di asfalti fatti e oltre, diciamo, 10 chilometri di marciapiedi realizzati, e questi sono numeri oggettivi per un totale di oltre 100 vie completamente rimesse a posto e riqualificate. Ma non è senz'altro questo un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché, ripeto, anche negli anni successivi, quindi nel bilancio che stiamo predisponendo, nel piano delle opere pubbliche 2024-2026, ci saranno, ecco, risorse importanti per la manutenzione delle nostre strade. Sindaco, la regia indugiava ancora sul Corriere Adriatico, si parla anche di sicurezza perché c'è stato insomma un arresto ieri per un uomo che ha diciamo così, effettuato 3 rapine con un coltello in mano, ha rapinato anche un negozio di kebab a Civitanova. Com'è la situazione sicurezza? Insomma, in una città, la vostra, no? Comunque caratterizzata da una popolazione variegata, no? Essendo una delle città più importanti delle Marche, anche ha un porto cruciale, insomma, è un luogo di incontro Civitanova, quindi ci sono parecchie culture, diciamo così, che interagiscono tra loro. Com'è la questione sicurezza? Beh, la sicurezza è stato sempre un tema forte sul quale l'amministrazione comunale è stata sempre impegnata. Devo dire che Civitanova alcuni anni fa aveva dei problemi importanti, come quello del commercio abusivo, come quello degli accampamenti Rom stanziali in tanti punti della città, che abbiamo risolto in via definitiva con un lavoro importante che è stato fatto innanzitutto collaborando in maniera fattiva e stretta con le autorità attraverso i tavoli dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblico, ma in questi anni l'amministrazione ha lavorato per il potenziamento della polizia locale con l'assunzione di nuovi agenti, con la dotazione di strumenti aggiuntivi alla polizia locale intesi come, diciamo, mezzi e come, diciamo, come strumenti in loro dotazione, come l'arma, che è un, diciamo, strumento di difesa e non di offesa, come soprattutto l'implementamento del servizio di videosorveglianza, perché Civitanova oggi è arrivata ad avere quasi 300 telecamere rispetto alle 30 che aveva nel 2017, anno in cui si è insediata questa amministrazione, e quindi noi, grazie a questi occhi elettronici che sono telecamere sia di contesto, ma soprattutto panoramiche e OCR, che sono quelle che in qualche modo intercettano le targhe a ogni varco della città, siamo riusciti a prevenire, naturalmente, come deterrente, fenomeni criminosi, ma soprattutto siamo stati in grado di intercettare tanti reati che magari sono stati commessi non a Civitanova, ma in altri comuni, ma che poi le autorità giudiziarie, le forze dell'ordine sono riuscite a intercettarli grazie, ecco, all'utilizzo
delle videotelecamere, e questo investimento va avanti comunque sia negli anni, perché anche recentemente abbiamo approvato in giunta un atto che prevede il posizionamento di altre 8 telecamere all'interno del Borgo Marinaro, il centro della città, dove i cittadini da qualche tempo lamentano situazioni un pochettino sopra le righe, soprattutto legato agli schiamazzi dei ragazzini che durante il fine settimana, ecco, magari, si trovano in quella zona. Quindi continuiamo, ecco, su questa linea. Quindi ha parlato anche un po' della movida, no? Che in alcuni casi da occasione di festa per i più giovani può trasformarsi in qualcosa di molesto, no? Nei confronti dei residenti. Quindi anche su questo siete molto attenti. Immagino che nel fine settimana incrementate anche i controlli. No, noi abbiamo sempre attivo un servizio notturno della polizia locale, la maggior parte della volta con due diciamo, unità, compreso l'ufficiale. Cerchiamo, ecco, di intervenire in quelle situazioni dove, come dire, c'è qualche criticità con il disturbo della quiete pubblica, però devo dire che Civitavecchia nel corso degli anni è cresciuta tantissimo. E soprattutto nel fine settimana si riversano migliaia di persone a Civitanova, quindi qualche piccolo disagio naturalmente ci può essere. Non è sempre semplice conciliare quelle che sono le esigenze dei cittadini con le esigenze di chi frequenta certi locali, che comunque sia creano un indotto di ricchezza in termini di occupazione e posti di lavoro. Però noi, ecco, cerchiamo nella nostra azione naturalmente di, come fa un buon padre di famiglia, di tutelare tutti, a partire dai cittadini che hanno giustamente il diritto di poter riposare, e anche però, ecco, un occhio a chi crea occupazione, a chi naturalmente sceglie Civitanova per trascorrere la serata o comunque sia qualche giorno, anche perché abbiamo una realtà molto importante di B&B che praticamente ospita migliaia di persone, ecco, ogni giorno. E quindi, ecco, conciliare il tutto non è semplice, però devo dire che con il buon senso si riescono a raggiungere, ecco, obiettivi importanti. Sul resto del Carlino invece viene dato ampio risalto all'operato della Caritas che insomma lamenta una significativa presenza, no, di famiglie in difficoltà tra chi non arriva a pagare le bollette, chi ha problemi anche a mettere insieme il pranzo e la cena, chi non riesce a pagare le tasse universitarie. Ecco, da parte del Comune che tipo di aiuto c'è stato nei confronti delle famiglie più bisognose della vostra città? No, innanzitutto con la Caritas abbiamo un rapporto privilegiato, abbiamo una convenzione con loro che ci consente di sostenere la loro attività, e il Comune di Civitanova ha nel corso degli anni naturalmente messo in campo moltissime iniziative a sostegno delle famiglie, non ultima quella che abbiamo presentato alcuni giorni fa, dove abbiamo previsto dal nostro bilancio un fondo di 200.000 euro che serve a sostenere il pagamento delle utenze e delle bollette per le famiglie, come dire, con un ISEE basso e che comunque sia sono in una situazione di criticità economica. Devo dire che è un provvedimento che ha fatto un pochettino clamore, perché, ecco, penso di essere, e lo dico con un pizzico d'orgoglio, tra i pochissimi sindaci in Italia che hanno, ecco, predisposto un capitolo e un fondo che viene alimentato con soldi del comune, non con risorse che poi magari vengono messe a disposizione dallo Stato o dalla Regione con finalità ben precise. Quindi è stata un pochettino una novità, un andare anche contro corrente, però questo anche dalle segnalazioni che arrivavano dai nostri servizi sociali, c'era una necessità a intervenire su questo fronte, anche perché i rincari energetici che ci sono stati hanno in alcuni casi raddoppiato, anche triplicato le bollette. Quindi, ecco, avere un aiuto da parte del comune senz'altro aiuta, ecco, le famiglie a superare in maniera più agevole questo aspetto. Il porto è una risorsa per Civitanova Marche, che tipo di progetti ci sono a riguardo? Porto senz'altro, il nostro porto nasce naturalmente come porto peschereccio, è Certo. quello che ancora risulta appunto nelle carte, nella destinazione, però
nel corso degli anni è diventato un posto sempre più frequentato non solo da chi, dagli operatori del settore, che non sono solo pescatori e magari cantieri navali, perché abbiamo anche ecco, una bella tradizione e grandi competenze su questo aspetto, ma è diventato un porto frequentatissimo da chi vuol fare la passeggiata, da chi pratica la pesca sportiva, principalmente per questa sua come dire, connotazione geografica, perché uno tra i pochi porti ecco, che si trovano all'interno della nostra città e quindi a due passi si arriva in centro o al mare. Quindi ecco, nel corso degli anni è cresciuto parecchio e anche alcune iniziative che ormai sono rientrate nelle iniziative che fanno parte del Grand Tour delle Marche, quest'anno anche inserito nel sito del Ministero del Turismo, l'evento Gusta Porto viene realizzato all'interno del porto e che mira naturalmente a valorizzare tutti quegli aspetti che sono legati al mare, come ecco, la qualità del nostro pescato, delle nostre tradizioni culinarie. Prima di salutarci, qual è quindi il suo messaggio nei confronti della popolazione civitanovese in vista, insomma, di questa seconda parte, per così dire, anche un po' di più di una seconda parte di mandato? Il nostro obiettivo è senz'altro quello di continuare a far crescere la nostra città, di creare, come dire, opportunità nuove per i nostri cittadini, continuare a migliorare, aumentare quella che è la qualità della vita, e quindi questo lo si fa attraverso tante, tante leve, di cui alcune abbiamo toccato stamattina, come quello della sicurezza, come quello della riqualificazione urbana. Oggi un tema importante, anche quello legato alla situazione parcheggi, sui quali stiamo mettendo mano con diciamo una nuova regolamentazione che stiamo studiando, che dia in qualche modo sollievo ai residenti, naturalmente a chi lavora in centro, ma soprattutto ecco, l'obiettivo è quello di poter mettere a terra, così come si dice, le risorse ingenti che siamo stati capaci di intercettare in questi ultimi periodi, che senz'altro faranno crescere molto la città. L'estate è stata ricca di eventi, no? A Civitanova Marche. Per la stagione invernale a cosa state pensando? Magari a qualcosa nel periodo natalizio o ancora presto? No, siamo in piena fase di organizzazione del Natale. Senz'altro il mese di dicembre sarà un mese molto, molto importante, ricco di eventi, eventi di qualità. Nei prossimi giorni presenteremo tutto il cartellone perché vogliamo essere ancora di più un punto di riferimento per la nostra regione anche durante il periodo natalizio e soprattutto avremo la riapertura del Teatro Rossini dopo alcuni mesi di chiusura per lavori di ristrutturazione e quest'anno avremo una grande stagione di prosa, ma anche eventi ecco, di grandissimo livello come i Momix che saranno a Civitanova il 6 e il 7 di dicembre, che in qualche modo apriranno la stagione a teatro. E quindi ecco, sarà un Natale, un dicembre molto ricco di eventi, ma non solo dicembre, perché poi avremo altre occasioni culturali o legate allo spettacolo che proseguiranno fino ecco, alla primavera, per poi ritornare nel pieno degli eventi, diciamo, all'aperto che caratterizzano appunto la nostra città nel periodo estivo. Quindi puntate su un turismo in tutti i mesi dell'anno. Senz'altro Civitanova ha questa capacità e anche questa vocazione, quindi è una città viva non solo d'estate, ma tutti i 12 mesi dell'anno, perché appunto la destagionalizzazione è oggi uno dei fronti che le città devono, come dire, per forza perseguire se si vuole far crescere appunto il territorio. Una domanda che faccio a tutti i sindaci per concludere, insomma, ecco, qual è il suo giudizio su questo primo anno del governo Meloni, primo anno che è stato fra l'altro celebrato proprio domenica scorsa? Beh, io posso dare un giudizio positivo anche perché non era facile ereditare quella situazione
che appunto ha ereditato il nostro governo, una situazione di conti pubblici molto difficile, in un momento economico altrettanto difficile perché uscivamo dal Covid e naturalmente iniziava, era già iniziata una guerra che è quella legata all'Ucraina. Poi c'è stato il problema, ecco, del non controllo purtroppo dell'immigrazione legata ai conflitti che ci sono in quella parte del mondo, come naturalmente gli aumenti dei tassi di interesse che hanno messo in difficoltà le famiglie, cioè tutte come dire, variabili indipendenti dal nostro governo, non ultimo il conflitto in Israele, ma che hanno degli effetti molto, ecco, negativi, pesanti anche sulla nostra comunità. Quindi confrontarsi con queste difficoltà non è senz'altro semplice, ma penso che il governo stia dando, ecco, delle risposte importanti, soprattutto stia dando, ecco, un esempio di compattezza fra le forze politiche, che forse è quello che negli ultimi anni è sempre mancato. Quindi questo è fondamentale se poi si vuole amministrare meglio una nazione. Tra l'altro, Premier Meloni che sabato sarà di nuovo nelle Marche ad Acqualagna. Allora, grazie Sindaco, ovviamente buon lavoro, in bocca al lupo per tutte le vostre attività e anche complimenti, insomma, per come si presenta Civitanova ai turisti. Ho avuto modo di far visita al vostro territorio la scorsa estate e devo dire che avete delle spiagge davvero meravigliose. Grazie a voi per l'invito e buon lavoro. Grazie, grazie ancora una volta al sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica. Io vi ricordo che un caffè con va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Saremo in onda anche domani, sempre in mia compagnia. Domani avremo ospite il sindaco di Senigallia, Massimo Livetti. Con lui faremo un po' un bilancio su questo anno circa trascorso dall'alluvione del settembre del 2022. Cosa è stato fatto, cosa invece resta ancora da fare, immagino. Parecchio. Grazie al sindaco appunto di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, grazie ovviamente anche alla segreteria comunale per averci messo a disposizione il primo cittadino. Ringraziamento a Gigi Bollettini oggi in cabina di regia per l'assistenza tecnica, ma soprattutto grazie a tutti voi che ci avete seguito anche oggi. Un caffè con torna domani. Grazie.